Ciao Fede, innanzitutto complimenti per l'altissima qualità dei contenuti che metti a disposizione, sono davvero impressionato dalla tua professionalità e sto imparando tantissimo e velocemente, grazie. Grazie a te per questi bei messaggi. La mia domanda è la seguente: per potermi creare una strategia vorrei poter stimare i prezzi massimo di alcune alt e ho capito che questo si fa più o meno così. Price alt, ok, va bene. Per avere una stima decente, tra l'altro, cioè, DOM F cos'è la funzione? Ah, sta per... Ah, ok, l'ho letto adesso. Future, infatti, detto. Quindi, prezzo di una coin è la formula, semplicemente... Tra l'altro, vabbè, l'avevo già scritta, ragazzi, la formula, quindi anche in maniera molto semplice. La formula c'è scritto qua. Molto, molto semplice. Comunque, in ogni caso... Tu mi dici prezzo dell'alt, dell'altcoin uguale dominance per futures, ok, ah, dominance futura, ok, nel futuro che mi interessa, ok. Per avere una stima decente devo assumere che la dominance di quella cripto futura che mi interessa rimanga più o meno quella di oggi. Eh sì, caro mio, devi stimare quella di oggi oppure... Devi considerare, sì, io considererei quella di oggi perché l'unica che magari puoi stimare di dominance sono quelle di Bitcoin e magari Ethereum. Sulle altre alt rimarrei comunque sulla dominance attuale o magari leggermente di più o magari anche leggermente di meno. Quindi cercherei di fare dominance attuale, magari una variazione leggermente più alta della dominance in cui in quel momento, ma se è più alta, te saresti solo che felice. E anche nel caso in cui leggermente più bassa, cioè significa che comunque quella domina, quella altcoin, se la dominance futura che tu ti aspetti è più bassa, significa che quell'altcoin performa peggio rispetto alle sue concorrenti. Però oggi non saprei come aggiustarla, quindi abbiamo risposto. Inoltre, pure la market cap totale potrebbe variare sensibilmente, o mi sbaglio? Market cap totale, semplicemente anche qui devi fare una stima tu sulla market cap. Si tratta di previsioni future che si basano su dati soggettivi. Quindi la market cap futura puoi stimare 5 trilioni, 6 trilioni, 10 trilioni, come fai a stimarla? Semplicemente tanti cosa fanno. Una cosa che a me piace molto è quella di semplicemente analizzare il grafico e cercare di capire quanto potrebbe andare sui vari rendimenti, ma quello che in tanti fanno è quello di costruirsi una tabella in cui in questa tabella ci sono praticamente tutti i vari possibili tutte le varie possibili proiezioni per quanto riguarda il prezzo di una coin, in cui si mettono adesso non so se sulle ascese o sulle ordinate, comunque mettiamo praticamente sulle ordinate mettiamo la market cap totale, ok? Quindi qui puoi mettere stimo a 4 trilioni, qua 5 trilioni, qua 6 trilioni, qua 7 trilioni, 4 trilioni e qua vado a stimare la dominance futura di quella cripto, no? Quindi con una dominance al 0,5%, con una dominance all'1, al 2, al 3, quello che è, e qui ho tutti i vari valori, no? E qui vedi più o meno un certo, vedrai poi dei certi valori, ok? E qui semplicemente in questi valori qua andrai a fare più o meno una stima vedendolo così. Questo secondo me è molto carino da fare, c'è cioè una specie di tabellina in cui inserisci la market cap futura e la dominance futura e hai tutte le varie possibili scenari, quindi da quello più pessimista a quello più positivo. Ovviamente i vari valori agli estremi non li terrei in considerazione, però magari guardi quelli in mezzo, cercando di essere meno bias possibili. Ah, magari qua, scusate, qui magari è il contrario, se abbiamo fatto così, qui sarebbe tipo 4, 5, 6, 7, quindi non questo. Fatemi cancellare. Ok, perché è il contrario, ok? L'ordine è crescente, crescente. Perciò questa è una cosa interessante, vi consiglierei di fare così. Ecco, ho fatto una bella domanda perché hai tirato fuori questo argomento che secondo me ci sta. Quindi fatti una tabella di questo tipo per... in realtà no, caro mio, per... quindi allora, fatti una tabella di questo tipo dove metti ascisse ordinate, dominance e market cap mettendoli in ordine crescente. Successivamente
La supply sì, è l'unico valore che è stabile, ma non è neppure così, perché comunque tante altcoin hanno una supply che va ad aumentare perché hanno i token unlocks, hanno magari proprio il sistema della cripto con inflazione, o magari tante sono con deflazione, per cui è un casino, è un casino. Stima la supply totale, ma è comunque devi capire poi se la tua altcoin, cioè tipo molte altre hanno periodi di token unlocks, di un botto di tokens, e quelli vanno poi a impattare la market cap in tutto quello che ci siamo detti prima all'inizio della puntata. Per cui questo è come regolarsi nel modo migliore, spiegato. Quello che mi piacerebbe fissare i miei max take profit limits usando questo sistema. Cosa ne pensi? Ciao comunque Graziano, bella domanda perché hai tirato fuori questo argomento molto interessante. Io ti consiglio quindi di farti una tabella di questo tipo, dove stimi future market cap, future dominance, ok? Così ti fai un quadro generale, vedi tutti i vari prezzi che potrebbero saltare fuori, anche poi dividendolo per la supply di quella coin, lì devi fare il prezzo di oggi, o anche puoi vederla la supply futura, tante cripto fanno vedere quanto potrebbe essere la supply futura in tot periodo, e quindi puoi stimarlo in questo caso, in questo modo. E basta, ti informi quanto potrebbe. La supply futura in realtà è l'unico dato stabile, sì, perché puoi vederlo dal progetto, ti informi sul progetto in questione e vedi quanto potrebbe essere la supply futura. Gli unici due fortemente variabili sono la dominance e la market cap. Quindi provi a stimare sia la dominance e la market cap con la tabella che ti ho fatto vedere, quindi metti tutti i vari valori. E poi la supply la sai e vedi i prezzi. Lì semplicemente cerchi di fare una stima e cerchi di prendere i valori, ovviamente non facendoti troppi bias, quindi prendi sempre i valori secondo me più bassi per avere le stime possibili. Max take profit limits, vabbè, ci sta, metti il tuo proprio massimo livello raggiungibile, immaginario, però ecco, rimani con delle stime, cioè non è che mi dici, ah, la market cap futura delle cripto è 20 trilioni, cioè sì, ma anche no, ok? Cioè rimaniamo con i piedi per terra, rimaniamo su cifre possibili. Secondo me il massimo è 10 trilioni, ma non di più per questa burra. Ma già 10 trilioni, ragazzi, secondo me non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Però se ci arriviamo, chapeau. Sarò l'unico sicuramente a essere felice, cioè meglio, sarò uno dei tanti a essere tanto felice, però ecco, terrei questo in considerazione.